Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Allora ragazzi, siamo su Minecraft con la Ultra Shaders. Ultra Shaders. E quindi oggi faremo un vero e proprio test con la mia scheda video 1060 Super per vedere quanti FPS fa, le temperature, quando sono alte, se abbiamo un calo di frame al secondo, oppure menzioniamo anche il CPU per vedere se sale la temperatura oppure resta così com'è, sempre sui 70-69 gradi centigradi. Quindi mi sta venendo la voglia di portare una vanilla con questa shaders, ma è bellissima questa shaders, veramente bella. Quindi il resto dell'acqua veramente ottimale, texture veramente bellissima, che dire, spettacolare. Cioè, il gioco già in sé, vabbè, ma con la Ultra Shaders andiamo alla grande. Quindi godetevi il video, ci vediamo dopo la intro. Ok, bentornati e vorrei tanto farvi vedere questi dettagli che ho appena ricavato dopo aver registrato Minecraft. E quindi non solo vi mostrerò tutto questo mondo meraviglioso con la Ultra Shaders, no, vi mostrerò anche il Nether. Però prima vorrei fare un piccolo cambiamento, quindi vado un attimo su opzioni, grafica, shaders, e poi aumento la qualità del rendering, che mi consiste di aumentare un po' le ombre, la luce, consiste anche di il movimento anche di tutto, un po' la texture migliorata. Il sole, madò quanto è bello quel sole, veramente molto bello, veramente molto bello. Ok, mi faccio una bella passeggiata, vedo un po' le temperature e adesso non mi basta che andare nel Nether. Preparatevi, il Nether è una favola, veramente una favola. Guardate un po'. Cioè, guardate quel bagliore della lava che ti colpisce negli occhi, su tutta la tua faccia. Cioè, immagina quando giochi la sera e hai questa shaders. Cioè, te la schiaffa proprio in faccia questa luce. Cioè, proprio boom. Le temperature sono sempre quelle. Vabbè, non stiamo sui 80-90 gradi che sarebbe un problema, quindi dovrei spegnere il computer, buttarlo fuori. Calmiamoci, fermi. Frame al secondo ne sono parecchi, più di 100, più di 100. Temperatura della GPU sempre sui 70 gradi, ma anche sotto, secondo me, 68, 69. Quindi io non ci gioco molto a Minecraft, però a vedere questa shaders mi viene da piangere, veramente bellissima, molto rilassante. Le fiamme blu, come al solito, sono delle nuove cose che hanno aggiunto. Però non so cosa sono questi. Non so, delle statue, qualcosa del Nether, non saprei. Perché io del gioco non me ne intendo, io preferisco fare più i benchmark e anche mostrare a voi i dettagli, le statistiche. Guardate che spettacolo! Una meraviglia! Voi che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, ditemi cosa ne pensate di queste shaders. Mi viene da piangere. Cioè, guardate che roba. Sto facendo tutto con una 1660 Super. C'è anche un calo di luce, vedo.
Sì, anche quando giochi, secondo me, si abbassa la luce automaticamente. Che dire? È fenomenale. Non ho altro da aggiungere, no, è veramente bello. Strabiliante. La scelta, se volete scaricarla, vi metto il link in descrizione. Però la cosa più bella è la torre, cioè da parecchio che non vedo una torre nel Nether. Il Blaze, Madonna, bellissimo. Vabbè, ora basta con tutti questi entusiasmi, basta, ora ritorniamo assolutamente nel nostro mondo per salutarci. Quindi, allora, wow, che succede? Guardate un po' le fiamme di questo zombie, guardate. Mi viene da ridere adesso. Ah, vabbè, gli scheletri sono sempre i più furbacchioni. Guardate un po', si stanno facendo una bella nuotata. Ok, ragazzi, grazie tante per questa visione. Se ti è piaciuto il video, lascia like. Se sei interessato a questo canale, iscriviti, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao.